Eva Anger, scontro finale in televisione con Monte? Ecco dove. Isola dei famosi, l'indiscrezione di Magazine 361 sul confronto tra l'attrice e Francesco Monte. Cancelletto Eva Anger e Francesco Monte, duello finale in vista? Il Cannagate ha caratterizzato l'edizione 2018 del Cancelletto Isola dei famosi. Da circa due mesi l'attenzione dei talk show televisivi è calamitata sull'accusa mossa dall'attrice nei confronti dell'ex tronista di Uomini e Donne. La bomba è esplosa in palapa, quando l'ungherese ha riferito che il compagno di avventura ha portato la droga in Honduras. Una presa di posizione che ha spiazzato Alessia Marcuzzi e gli opinionisti. Eva è rimasta ferma sulla sua posizione anche dopo che Monte ha annunciato l'intenzione di adire le vie legali e nel corso delle settimane Striscia la Notizia ha approfondito la questione con una serie di testimonianze, audio inediti e fuori onda shock. Le rivelazioni di Chiara Nasti a Nadia Rinaldi avrebbero confermato la tesi della 45enne. La fashion blogger ha riferito che anche altre persone avrebbero fumato con l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez. Cannagate, tra audio shock e nuove rivelazioni. In seguito Cecilia Capriotti ha dichiarato che Eva aveva manifestato l'intenzione di parlare della problematica alla produzione e il capo progetto della Magnolia, Andrea Marchi, ha confermato la riunione con la Anger sull'Isola del Peor. Abbiamo verificato con attenzione le immagini a disposizione e non abbiamo trovato nessun filmato che confermi quanto affermato da Eva. Nel corso di domenica live l'attrice si è sottoposta alla macchina della verità. Secondo lo strumento, utilizzato anche per alcune inchieste, l'ungherese avrebbe detto la verità sulla questione della droga. Inoltre Striscia è riuscita ad isolare l'audio di Cancelletto Francesco Monte durante la discussione in palapa con la Anger. Dalla ricostruzione della conversazione sarebbe emerso che l'ex tronista avrebbe riferito che anche altri naufraghi hanno fumato in Honduras. Nelle ultime ore Massimo Ceccherini, intervistato da Valerio Staffelli, ha affermato che anche nella passata edizione qualcuno avrebbe fumato canne. Il faccia a faccia al Maurizio Costanzo Show. Nel frattempo Monte ha confermato a Verissimo che la questione con la Anger è stata portata avanti nelle sedi opportune. Secondo il Magazine 361, diretto da Alfonso Signorini, lo scontro decisivo tra il tarantino e la 45enne potrebbe avvenire davanti alle telecamere del Maurizio Costanzo Show nel corso della prima puntata della nuova edizione. Il conduttore avrebbe accolto l'appello di Eva che aveva chiesto di partecipare al programma in occasione dell'ospitata di Francesco Monte.